Ehi la ciurma, io sono Mazzia Tessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, andiamo a parlare con questa Eata Caedmones. No, no, no. Ci ho provato, Eata. Spero che non sia, tu non sia qui per portare guai, uomo del nord. Ne abbiamo già fin troppi. Ma sembri forte, potresti darmi una mano alla fattoria? Ah no, hai mai aiutato una fattoria? Un lavoro agricolo? Direi la 1. Ho solcato un campo, ho arato un campo 2, ma ho lasciato quella vita alle mie spalle. Peccato. Ho perso parecchi dei nostri quando... Oh, sono andati a combattere e il resto sono morti di... Pox e... Tubercolosi, no? O peste? Boh. Tempi duri, eh? Ah, non riusciranno a fare raccolto. Viviamo in tempi davvero duri. Sei tornato? Ah, però non mi fa fare nulla, ma lui spero che non sia il tizio di qua. Ci sono... Scusa, è per caso quella la... Eata, è casa tua? Che ci sono tutti questi brutti ceffi? Sono in 9, tra l'altro. No, sì, boh. Allora, vediamo un attimo che questo ci hanno lasciato. La quella dei due non ce ne frega niente. Ok, questa qua è della casa bruciata. Questi sono quelli che vogliono linciare il tizio. Che però sono un po' indeciso se prenderlo o meno. Ho paura che ci creiamo dei guai. Acqua, dobbiamo recuperare gli affari, però... uno ce l'abbiamo qua in Neoforwick, per cui ci può stare. Non voglio farla questa, però in realtà, sai? Quella di rubare tutto. Spero che fallisca se me ne vado via. Andiamo a vedere questo. Dobbiamo cercare se c'è un sopravvissuto all'incendio della casa. Ah, ed è questo. Lel? La logica dei videogiochi in cui sappiamo già subito delle risposte solo perché la missione ci punta in quella direzione. Perché sono più lento di tutti? Ti osserva e si accorge appena della tua presenza. Le fiamme erano dappertutto. Per gli dèi, sembra che sei andato incontro Surtr in persona. Non so chi sia Surtr. C'era il diavolo in quelle fiamme. Perché mi ha risparmiato? Oddio. Cosa c'è da fare? Cosa ora? Farei il primo, ricostruisci. Gli dèi ti stanno mettendo alla prova. Impressionali e non arrenderti. Ok,
comunque bisogno di iniziare da qualcosa, con qualcosa da mettere, con cui mettere all'opera le mie mani. Per favore, se senti di qualcuno che ha spazio sotto il suo tetto, io lavoro duro. Puoi venire a lavorare da me se vuoi. Cosa farò ora? Non ti preoccupare. Ah no, qua ci suggerisce già qualcuno. Eh sì, ovviamente, Eata ha detto che ha bisogno di gente, ma non è lo stesso che gli stanno distruggendo la casa, vero? È andata bene che abbiamo fatto questa missione proprio consecutiva, perché era proprio accoppiate. Ho incontrato un uomo che ha sopravvissuto a un incendio. Sta cercando lavoro disperatamente e ha un tetto sopra la sua testa. Abbiamo un angolo in cucina, vicino alla stufa. Se lavora bene, è suo. Ok, dobbiamo tornare dal tizio sul ponte. Gunnar, non so se è che ha una statistica di velocità più alta, ma è sempre più avanti di me. Forse sta più indietro. La fattoria attraverso, cioè dall'altra parte del fiume ti prende. Dovrei lavorare per quello, però. È comunque un posto da cui iniziare. Grazie per la tua gentilezza. Ok, ottimo. Buono così. Ma non ci ha dato dei punti exp? No, no. No, nulla. Cos'è che dobbiamo fare? Ah, dobbiamo recuperare l'anello dal tizio qua. Ed è questo ragazzo qua proprio fuori dalle mura. Vediamo un po' in che guai ci caccia sta donna qua. Ciao. Trovi un uomo che calza la descrizione di Kire. Del suo guerriero Elfin. E sta spazzando davanti a casa sua in una maniera abbastanza elfica. Si mette molto a disagio quando scopre che volete parlare con lui. Wes'al. Buongiorno amico, conosci per caso una donna che si chiama Kire? L'uomo sta tenendo la scopa di fronte a lui come se sta cercando di nascondersi dietro di essa. Lei ha scelto te, vero? Sei sicuro di cosa ti sei infilato? Kire è bella, è vero, ma non è normale. Cosa intendi? Tutto questo discorso di io che ero il suo cavaliere Elfin, che titolo ti ha dato? Il suo guerriero alto? È ossessionata con queste storie di fantasia. Se pensi in questo modo, perché hai tenuto il guanto? Beh, penso che fosse dolce all'epoca. Il guanto è un po' come un souvenir, diciamo. Mi ricorda del nostro tempo passato insieme. Pensavo che. Un tempo pensavo che me la sarei sposata. Sono
un po' titubante su questa missione, effettivamente. Farei la 1, però per la seconda paura che poi lo attacchiamo, la picchiamo, così è aggressiva comunque. Ah, te lo do liberamente se questo è il tuo intento. Non vale nulla, ma se non per i ricordi che ci sono legati. Frugo un attimo in casa, poi riappare a un guanto bianco delicato. E lo tiene delicatamente tra indice e pollice. Ti avverto comunque, gli altri, diciamo, amanti di Kire non saranno così semplici per liberarsi dei loro regali. Quello che lei chiamava poeta l'ho incontrato, è davvero una persona che sa intortare le persone. Non ho mai incontrato quell'altro, però quello dei Pitti, ho sentito delle storie comunque. È un uomo davvero geloso con una tempera violenta e dovresti guardarti da lui. Starò attento. Allora ti auguro buona fortuna. Un'ultima cosa per piacere, fai attenzione al karma alle istituzioni di Kire. Mi ricordo come può essere sensuale, può portare un uomo davvero a fare delle cose terribili. Ok, infatti non mi fido tanto di quella tizia là, con tutti questi tizi strani. Non voglio fare questa. E di questo ho un po' paura. Direi che ci conviene andarcene. Ah, possiamo parlare con Kire? Oh, parliamo con Kire. Prendiamo il guanto bianco. Il suo sorriso è come la luna, la sua voce è come la seta. Ah, è il nostro nome, Mysterious Stranger. Cavolo. E già l'ha detto come ultima cosa la prima volta che ci abbiamo parlato. Brutto, brutto. È tornato da me. È bello vederti ancora. Ho il tuo guanto bianco, questo è stato facile. Si stupisce. Ah, pensavo che non avrei mai visto indietro. Vive appena dietro a questo muro. Non hai mai pensato di andare a chiederlo indietro? Non ci parliamo più. In realtà è un po' complicato. Qui ti dà un bacio sulla guancia. Mio eroe! Ok. Tornerò quando la mia missione sarà completata. Non mi fido proprio per niente di sta tizia qua, di sta sgualdrinetta qua. Una gold digger che passa da uno all'altro. Facciamo che andiamo a trovare dei pitti così giusto per. No, facciamo che non marchiamo niente. E andiamo un attimo a Zonzo a vedere in giro cosa ci dice il cuore. Allora, questi non sono occupati. Questo non è occupato. Questo non è occupato. Dobbiamo tornare al. Non credo. Ah, là ce n'è uno occupato. Per i pitti dobbiamo andare tutto in su, beh. Fin là. È già passato un po' di tempo. Allora, se andiamo fin là. Si fa notte, quindi saremo abbastanza stanchi probabilmente.
se no possiamo arrivare fin là e poi pensarci il giorno dopo. Però dice di qualcuno che diventa stanco nel mentre. Oh, c'è una chiesa qua. Devo dare un'occhiata. Perché no? Andiamo a dare un'occhiata alla chiesa. Ah! Abbiamo incontrato un numero sconosciuto di nemici. Proviamo a evaderli. Ok, li abbiamo aggirati. Perché Mutinius? Non è molto contento lui. Forse perché è un po' aggressivo e tutte cose che noi stiamo facendo l'opposto. Dovrei dargli doppie razioni magari per imbonirlo un po'. Almeno su Conquistador funzionava così. Allora, qua c'è una chiesa. Ci sono dei tizi che possiamo picchiare, ma noi non vogliamo picchiare della gente. Osate aprire la Sacra Bibbia, barbari! Ma no? Ma non volevo farlo? Sei pazzo, ma si poteva... Scusami, posso tornare qua? Sperando che non sovrascriva lo zero. Nel save is coming, se non mi dici che cosa sta succedendo. Ah, qua mi dice che posso aprire tutto, ma se lo faccio probabilmente mi attaccano. Andiamo a parlare con lui allora. Con Cuthbert. Tra l'altro perdo la reputazione con tutti per non aver fatto niente. Ok, sono schifati, ci guardano schifati. Ci sono un po' di guerrieri della milizia locale intorno che ti controllano tenendo le mani sulle loro armi. Vesal, viaggiatori. Benvenuti alla chiesa di Santo Wilfrid. Non sembra che siete da queste parti. Sospetto che anche non siete venuti qua per uno sermone. Stavamo giusto passando e abbiamo deciso di visitare questa chiesa. È davvero molto bella. Ed è quello che è vero. Il prete guarda le tue armi e si dà un'occhiata agli uomini della milizia. Anche se apprezzo il tuo interesse nella nostra chiesa, devo chiedervi di lasciarvi, cioè di andarvene, per la sicurezza di tutti. Il mio gregge potrebbe essere spaventato dalla vostra presenza. D'accordo, prete, vi lasceremo in pace. Non siamo molto benvenuti, effettivamente, qua in queste zone. Sembra. Ok, riusciamo ad arrivare là? Sunrise. Ci sono alcuni affaticati per caso? No. Andiamo ad accamparci qua. Cioè, accamparci, in realtà saremo a combattere. No, hanno fame tutti? Però niente, andiamo qua. Poco cibo. Andiamo qua allora, hanno tutti fame. E poi interrompiamo il tutto. Allora, direi come prima abbiamo gente che non ha più da curare, per cui direi, allora, tu
e Roskva fate witchcraft per fare un po' di mediconze. Allora, lui è molto messo male, per cui posso dargli più cibo? Come faccio a aumentargli il morale a questo ragazzo? Spero che ci fosse il doppia razione come in passato. Invece no. Allora, Morkant ha ancora dei turni liberi. Allora la mettiamo a Scout. Abbiamo troppo preserva, forse, se mandassimo lei a scoutare l'ultimo giro. Non so se cambi qualcosa, però. Ah, va male 3 di carne. Ma non è qui troppo un problema, visto che abbiamo tanta di quella roba. Allora, c'è Witchcraft. Lui converte per caso? No. Cura soltanto. Vada così. Dai, meglio di così non potremmo fare. Perché riparare non voglio riparare, né smantellare. Perché non abbiamo ancora la roba di tizi avanzati. Tra l'altro abbiamo guadagnato dei punti. Sì, ma non tantissimi. Però qualcheduno, qualcosa glielo possiamo fare, eh? Sì, magari tra questo episodio e il prossimo si sistema un paio di cose. Facciamo l'accampamento, vediamo un attimo, eh. Nefia fa una sorta di ciocca di capelli a forma di nido. Buongiorno. Non sembra che hai dormito parecchio. No, ho avuto davvero dei brutti sogni. Ho sognato di Eifura. Stava camminando per una radura nuda. C'erano dei corvi che la circondavano. Era. Un tramonto. Come quello che abbiamo d'estate. Uno dei corvi si è poggiato su di lei e ha infilato gli artigli dentro di lei, ma lei non ha sanguinato. Ho urlato, ma lei non riusciva a sentire la mia stessa voce, ma non riuscivo neanche io a sentire la sua stessa voce. Sta morendo. Stava morendo quando siamo andati. Magari è già morta ora. Le abbiamo portato la medicina, non l'ha aiutata? Per un po'. È uscita dal letto, ha camminato un po', l'ha tenuta meglio, ma non ha terminato la malattia. Elsot, malattie, stessa cosa. Direi la seconda, anche se in realtà non abbiamo tempo per andarcene. Spero che non ci mettano a questo di andare in là. Dovremmo tornare a controllare. Appena avremo il tempo da poterci concedere, se mi riporterai a casa ne sarò davvero contento. Ok, abbiamo guadagnato 17 razioni e convertito 18 erbe in 18 di medicina. Ok. Ah, abbiamo finito il Folk Moat. Ok, va bene, allora ti
Diciamo che tra questi due, aumentato il potere del clan, tra questi due episodi sistemerò un paio di cose. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi perché non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.